Benvenuti, anche oggi ci regaliamo qualche minuto in compagnia di Laura Savo per parlare di oli essenziali. Benvenuta buonasera. Laura, buonasera al nostro pubblico e come sapete se già ci avete seguito nel, negli incontri precedenti eh, vogliamo spiegare un po' a voi eh, la valenza, la grande capacità che hanno questi oli essenziali di eh, aiutarci, aiutarci nel quotidiano, aiutarci nei momenti più critici, aiutarci nel perseguire un benessere. Quindi se non sentirete più volte usare la parola terapia, non è perché eh, questi eh, oli essenziali non abbiano una capacità terapeutica veramente, ma è perché vogliamo partire dalle basi, quindi dall'uso comune, sino arrivare poi alle vostre scoperte. Scoprirete e sarete voi stessi a stabilire che non potrete più farne a meno nella vostra vita, perché sono preziosi alleati. Allora Laura, questa sera noi presentiamo un altro olio essenziale che è facilmente reperibile piuttosto semplice, umile, come abbiamo definito anche gli altri precedenti. Che sì, è? Il limone. il limone. Iniziamo con il limone, iniziamo con una serie di agrumi e iniziamo con il limone. Eh, come tutti gli altri oli essenziali che abbiamo visto umili, in realtà anche il limone ha delle grossissime proprietà. Eh, voglio aprire una parentesi sugli oli essenziali che si ottengono agli agrumi in genere, mentre tutti gli, gli oli essenziali che abbiamo visto come quello della lavanda e della camomilla si ottenevano tramite la distillazione, il limone, l'arancio e anche il bergamotto e tutta un'altra serie di agrumi si, si ottengono dalla spremitura delle bucce. Quindi quello che noi facciamo da pic facevamo da piccoli, giocando, prendendo le bucce, <ride> schizzando in <ride> esatto, con un e po' di sadismo negli sì, occhi. Sì, perché brucia un po', ma perché, punto. in compenso nell'aria c'era questo profumo, profumo che esatto. veramente Perché ci nelle avvolgeva bucce tutti. Esatto, si trova l'olio essenziale degli agrumi, perché gli oli essenziali sono in alcune parti della pianta, non sempre in tutta la pianta. Ecco, questa precisazione è importante. Sì. Perché per esempio abbiamo, vi faccio un altro esempio per renderci conto, le radici, per esempio lo zenzero. Lo zenzero Bellissimo. che viene usato in cucina, la parte aromatica è la radice, la pianta non profuma come la radice. Quindi cosa vuol dire? Che gli oli essenziali, la maggior eh, produzione di oli essenziali è nella sua radice. Per quanto riguarda gli agrumi è nella buccia. E quindi quando, se voi osservate la buccia, vedete quelle piccole ghiandoline, diciamo sì, che contengono quel liquido che noi rompiamo al momento della spremitura, quelle sono cellule che contengono l'olio essenziale e sono solo, solo buccia sugli agrumi. Quindi per ottenere l'olio essenziale devo spremere le bucce. Ma pensa un po' a te, per Sì, per un litro di olio essenziale servono dalle 200 ai 300 kg di bucce di agrumi. Davvero? Esatto, avete una capito quantità. bene 200-300 kg di bucce di limoni nel caso Esatto, dei limoni, dell'olio essenziale che vogliamo trattare o di arance o di mandarini per ottenere un litro e poi ci lamentiamo che gli oli essenziali, quelli, quelli veri, eh, quelli che non hanno una componente chimica, che non sono sintetici, hanno un prezzo elevato. Pensate quanto, quanto lavoro, ma soprattutto qua, che quantità ci sono dietro. Esatto, esatto, non è solo il lavoro, è proprio la quantità leggente in delle, questo caso. Esatto. Un'altra cosa importantissima rispetto agli agrumi è di essere molto attenti alla qualità dell'olio essenziale, perché una, essendo appunto nella buccia e la buccia e l'agrume è così porosa, se viene trattata con un veleno, con pesticidi, la buccia tende ad assorbirne. Quindi nel momento che io vado a procedere con la spremitura, io oltre a, ad ottenere l'olio essenziale ho anche purtroppo un olio essenziale contaminato da veleni. Quindi è molto Quindi... importante negli agrumi che siano oli essenziali controllati di origine biologica o biodinamica. Quindi non ci stancheremo mai di consigliarvi questo di dirvelo ogni volta che ci incontreremo perché purtroppo in commercio c'è un po' di tutto e questo è un settore che siccome piace molto si parla molto di aromaterapia, aromacologia, per cui nelle nostre case sono arrivati anche oggetti preziosi, indispensabili come diffusori, però sappiate che certe cose che magari potete trovare al supermercato sono di origine assolutamente chimica, sintetica e quindi anziché farvi del bene possono alla fine nuocervi. Allora, detto questo, pensiamo che eh, questo è un po' un frutto principe dei, dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Certo. Questi sono profumi che se abbiamo un po' di fortuna riusciamo a sentire fin da piccoli col nostro naso. Esatto, rientrano nei profumi di casa, diciamo di casa, così, quindi sì. confortante anche a livello del sistema nervoso, soprattutto se si soffre di depressioni, questi oli che in qualche modo ricordano casa, le coccole come gli agrumi e come tanti altri che poi abbiamo visto e vedremo, sono veramente gli oli fondamentali che possiamo usare nel diffusore per aiutarci a tirarci un po' su, diciamo così. Ecco, questa è già una delle, delle doti che ha il nostro... Il nostro olio essenziale, insomma, sì. il tirarci su, il darci, euforizzarci un pochino. Sì, tutti gli agrumi sono degli euforizzanti. Molto interessante quando io faccio i corsi di formazione, quindi spiego a gruppi gli oli essenziali e divido eh, gli oli essenziali in note. Che poi magari approfondiremo un'altra volta questa cosa oh, perché bellissimo. è dedicata al profumo. Questo, sì. Quando è la, è la parte del, degli agrumi eh, si sente subito l'umore sale, cioè tutti ridono, scherzano fra di loro, parlano, proprio si vede immediatamente l'effetto dell'agrume sul sistema nervoso, il profumo dell'agrume sul sistema nervoso. Il limone ha la caratteristica di essere, io lo chiamo il, il maschile degli agrumi, nel senso perché è il più cerebrale. Il limone è quello che dà concentrazione, infatti uno degli oli essenziali che si usa se si ha problemi con la memoria o magari bisogna, bisogna studiare o si è stanchi perché si è lavorato troppo, gli agrumi, il, il limone in particolare, è proprio l'olio essenziale che ci aiuta per ritornare alla concentrazione. Allora, se c'è un lavoro intellettuale da svolgere, se ci sono esami in vista, interrogazioni o anche ci vogliamo concentrare su qualche cosa, il limone è il nostro migliore alleato. Sì. Poi il limone è molto interessante perché, per esempio, è adatto anche all'insonnia, che può sembrare una contraddizione rispetto alla concentrazione, ma in realtà molte insonnie sono date da una specie di testa che bolle continuamente nel senso, i continui pensieri che ci frullano nella testa e creano difficoltà nel sonno. Quindi, proprio per, il, per evitare questi pensieri superflui che non servono a nulla, quindi centrare quello che vogliamo fare, il limone ha anche questa caratteristica di andare bene proprio per l'insonnia, proprio per questo lavoro che ha sulla testa che bolle diciamo così è proprio bello, raffredda bellissimo. la testa che Bolle. Ah, in questo caso ci raffredda, ci sgombra dalle preoccupazioni e esatto, dai pensieri. Esatto, e quindi va bene anche per l'insonnia, anche se può sembrare quasi una contraddizione rispetto alla concentrazione. Ci fidiamo <ride> della grande conoscenza di Laura Savo in questo campo. Le, il limone è una pianta interessantissima, spesso bisogna partire da, proprio dalla pianta per arrivare poi alle, alla funzionalità dell'olio essenziale. Il limone è, uno, è una pianta estremamente produttiva perché il limone, se nelle giuste condizioni, ha cioè continuamente produzione di frutti. E questo senza mai perdere la sua forza come pianta. È come se le sapesse eh, gestire le sue energie in modo ottimale. E ci fa questo anche su di noi: proprio questo lavoro che ha sul sistema nervoso è proprio di, di, di non disperderci in cose inutili ma a concentrarci su quello che ci serve e a gestire in modo migliore le nostre energie. Come tutti gli agrumi, è un ottimo drenante e un ottimo vasoprotettore, quindi va bene sia per la circolazione che per l'obesità, per la ritenzione di liquidi. Infatti, sono ottimi oli per la cellulite, per esempio. Quindi, Mamma in tutto. questo caso, va massaggiato. Per... Bassamente massaggiato, quindi lo diluiamo come il solito in un nostro. Olio base grasso, che abbiamo visto possono essere innumerevoli, anche il vostro semplice olio d'oliva, basta che sia di buona qualità insomma. Posso aggiungere le gocce di olio e quindi massaggiare le gambe per, per la circolazione. E otterremo qualche risultato anche in caso di cellulite, che sì. è così irriducibile eh, sì. la cellulite, la nemica numero uno delle, delle donne. Diciamo che io preferisco lavorare sulla, sulla prevenzione, è chiaro che sono cellulite molto vecchie, il discorso diventa difficile perché poi lei bisogna lavorare anche con altro, non solo con il massaggio con gli oli essenziali, però si possono avere degli ottimi risultati. Piccoli problemi, ottimi sì, risultati sì, sì. con il limone massaggiato sì, in un sì. buon olio. Sì. Poi una, devo dire, il limone ha molte caratteristiche interessanti, per esempio una cosa che non si fa mai e si tende sempre poi ad usare sempre i soliti oli balsamici è un ottimo olio da bruciare negli ambienti per eh, diciamo così disinfettare l'aria nel senso che va molto bene per lo stafilococca aereo quindi il, il discorso per esempio se io sono nelle scuole sarebbe un ottimo olio da bruciare con il diffusore perché il limone ha questa proprietà antisettica e antibatterica quindi nel momento che ho un raffreddore, una bronchite in casa, un'influenza, usarlo nel diffusore mi permette di creare un ambiente sano. Perché voi sapete, se eh sì, ammala una persona sì, della esatto, famiglia... Come si una, diffonde, infatti. Eh, si per diffonde forza per si diffonde a livello aereo. Aerea, certo. E quindi il, il limone c'è di grosso aiuto per questo. È un ottimo espettorante, quindi va bene anche per le problematiche all'apparato respiratorio, per la tosse, per la bronchite. Quindi spesso si ha l'idea dell'olio che fa bene, diciamo così, per le problematiche di raffreddamento, Solo sugli oli balsamici, in realtà anche altri oli sono molto efficaci. Il limone è uno di questi. Il limone, oltretutto, è un alcalinizzante: che cosa significa molto importante? Eh, che abbassa l'acidità nel sangue, per esempio, per gli acidi urici va molto bene, quindi per prevenire i reumatismi, le artriti, le artrosi, per la gotta massaggiarsi con l'olio essenziale di limone diluito aiuta proprio a rendere più alcalino il nostro sangue, quindi a cercare di eliminare gli acidi in eccesso che si trovano nel nostro sangue. Ecco, i nostri telespettatori si chiederanno ma come fa... L'olio essenziale di limone massaggiato sulla pelle e poi entrare in contatto con il sangue, ma già lo abbiamo un po' spiegato nelle puntate sì. precedenti. C'è un meccanismo che Laura vi farà capire veramente bene. Sì, eh, allora è dovuta alla sua composizione chimica. L'olio essenziale ha un basso peso molecolare ed è sebbosimile. Cosa significa? Che la, la molecola proprio dell'olio essenziale è molto piccola e riesce a passare attraverso la nostra pelle un po' come una pallina, una biglia che passa attraverso una retina per le farfalle per capirci mm -hmm. quindi riesce a penetrare a livello cutaneo perché non è vero che tutto quello che applichiamo sulla pelle viene, penetra perché altrimenti saremmo morti in realtà la pelle serve per difendersi eh sì, è un organo la pelle è un organo tra i più estesi e i più importanti di quelli che abbiamo proprio per proteggerci e per respirare Esatto. ad esempio, non e... ci pensiamo mai, ma è anche un organo emuntore, quindi per eh, portare all'esterno le, le tossine. Tra cui tra gli emuntori c'è anche il sebo e l'olio essenziale. Essendo proprio chimicamente simile al sebo, è come se la pelle lo riconoscesse amico in realtà, come prodotto amico. Eudermico si dice, una parola che si eudermico. usa. E quindi molto la penetrabilità è molto facile, è molto semplice. Io, dopo l'applicazione cutanea, se faccio un prelievo ematico sulla zona, trovo tracce dei componenti chimici dell'olio essenziale. Quindi è arrivato nel sangue, poi va in circolo. È rapidissimo. Pensate, esatto. pensate anche quanto noi donne spesso spendiamo in, in creme, creme di bellezza. Pensando ad alcuni componenti che ci dicono essere miracolosi. E pensate invece quanto bluff a volte c'è dietro, perché queste componenti non, non hanno la possibilità di penetrare al di là proprio del, della parte quella più superficiale, per cui non ci aiuteranno mai dal di dentro come promettono. Gli oli essenziali invece sì. Sì, riescono e questa è la grossa caratteristica. No? Che abbiamo... penetrano. Esatto, quindi possiamo avere l'effetto nutriente che ha una crema con i nostri oli grassi che usiamo come basi. E qui abbiamo di tutto, abbiamo dalle notere alla camelia all'avogado, al melograno, ci sono degli oli fantastici per la cura della pelle, proprio per l'idratazione, per, per, per il nutrimento. E dove si trovano tutti questi oli? Facilmente reperibili? In, in, erboristeria, in il il erboristeria? Sì, sì, erboristeria si trovano, anche, anche in farmacia penso, che sono oli che si trovano ordinandoli alcuni perché sono un pochino più rari, ma ci sono e sono veramente da provare. Quindi abbiamo l'effetto proprio immediato vellutante, lo dico sempre, sulla, sulla pelle, dato proprio dall'olio grasso. Ma poi abbiamo la funzionalità dell'olio essenziale che penetra e arriva a livello del derma dove c'è la vita della, della pelle perché altrimenti se rimane a livello epidermico superficiale non vado a lavorare sulla funzionalità di essere antirughe di equilibrare il sebo e così via devo arrivare a livello del derma dove c'è la vita della pelle diciamo così e, e l'olio riesce gli, oli gli oli essenziali, essenziali riesce. lo fanno molto bene torniamo un attimo al nostro limone sì. perché abbiamo ancora qualche minuto da spendere insieme e quindi qualche consiglio da passare ai nostri amici telespettatori. Sì, vorrei tornare su questa parte legata alla al malattia di raffreddamento, visto che siamo anche nel periodo quindi è, è importante, che l'olio essenziale di limone è un olio che aiuta dif, a, a produrre difese immunitarie. Quindi è un immunostimolante, questo è molto importante perché a volte cioè, bisogna lavorare anche sulla prevenzione, quindi giusto. bruciarlo nell'aria o massaggiarlo, è un olio che ci aiuta proprio a rafforzare le nostre difese immunitarie. E poi per esempio è un olio, un febrifugo, riesce ad abbassare la febbre, quindi possiamo fare degli impacchi freddi con l'acqua dove è stata diluita dell'olio essenziale e di solito si fanno sulla fronte, lo sconsiglio nel caso dei bambini, l'altra alternativa sono i polpacci. Ah, quindi, sì, il sostitutivo del, della fronte possono essere i polpacci. polpacci, della fronte sapevo e anche con i miei figli ho messo in pratica. I polpaccio è la prima volta che sì, sento... Sì, perché spesso nei bambini è ehm. difficile, ma, ma negli occhi, specialmente se si usano gli essenziali, non sappiamo quanto sono irritanti sulle mucose, insomma. E quindi questo, questo può essere un'alternativa per abbassare la febbre. Quindi farlo rientrare è un ottimo olio per il periodo invernale. E poi non, non dimentichiamo che tutti gli agrumi sono antidepressivi e non dimentichiamo che nel momento che arriva l'autunno purtroppo eh è sì. un periodo legato un po' alla tristezza, diciamo così. Perché è legato proprio a, sempre alla nostra parte più animale, più naturale e la mancanza di luce, sì. la mancanza di sole e quindi dobbiamo stare più chiusi in casa, ci sono meno ore di, di luce e quindi diventiamo tutti un pochino più tristi. Ma questo Beh. è vero? Tra parentesi chi ha studiato o ha frequentato i popoli nordici che hanno a disposizione meno luce di noi che, che siamo mediterranei sanno che in realtà hanno qualche problema in più di depressione. Certo, Suicid tassi I tassi di suicidio sui tassi veramente elevati, spesso ingiustificati perché magari hanno livelli di benessere, hanno un sistema sociale assolutamente buono che può sopperire certo. a tante carenze, magari anche affettive o, o anche economiche, tuttavia c'è questa forma di, di tristezza, di malinconia, mm. di depressione. E quindi noi abbiamo un amico nel limone, sì. anche in questo caso lo possiamo vaporizzare nel senso che... Lo possiamo inalare. Sì. Eh. Poi non dimentichiamoci una cosa, che è un altro metodo di, di, di eseguire un trattamento osmologico. Abbiamo visto il lobo dell'orecchio, quindi le gocce... Ma anche se nel momento che io faccio un olio per il viso, è vero che lo faccio per un discorso cosmetico, ma non dimentichiamo che in quel momento sto facendo anche un olio di cui avrò l'odore sotto il naso tutto il giorno. E quindi qual è il miglior trattamento osmologico? Quindi unisco l'utile al lo dico sempre, anche perché una cosa da non, da non dimenticare mai è l'aspetto psicosomatico delle problematiche della cute. È vero che noi abbiamo quasi tutte le malattie, ormai abbiamo scoperto sono di origine psicosomatica, nel senso il dottore quando andiamo ci dice "È colpa dello stress", in realtà ci sta <ride> sì, dicendo questo. È vero. E succede spessissimo, lo Sarà, sappiamo. Sarà è sempre vero così <ride> o forse abbiamo trovato un nemico comune. Comunque, diciamo che la vita oggi non ci aiuta, a stare esatto, bene. Esatto, esatto. E la pelle, se voi vedete, stanno aumentando tantissimo le problematiche a livello cutaneo, è proprio uno degli apparati che più risente dell'influenza della psicosomatica, quindi dello stress. Del il sistema nervoso che magari no, ha degli squilibri. Che non voglio dire gravi, vuol dire semplicemente anche sbalzi di umore, che non si riesce a trovare in qualche <ride> modo un equilibrio, una serenità, no? E questa è una cosa che va a influire anche sulla nostra pelle. Quindi il trattamento cutaneo con l'olio essenziale ha questa grossa capacità, cioè di funzionare a livello epidermico per la sua penetrabilità, che poi è un po' quello che fanno adesso i cerotti trasdermici che sì, vendono in farmacia, sì, che sono è lo stesso, comune. Certo. È lo stesso identico percorso, cioè funzionano alla stessa identica maniera dell'assorbimento dell degli oli essenziali. Bene, abbiamo incominciato a capirne qualche cosa di più, al di là di, di certe, diciamo, nozioni un po' affascinanti, un po' anche alla moda, se volete. Leggo dal libro Profumi di benessere, dal quale abbiamo copiato noi il titolo, leggo alcune curiosità legate al, al limone, all'olio essenziale di limone. Profuma l'alito e schiarisce i denti, è vero? Sì, ha questo effetto schiarente. Anche per esempio per le mani, per le unghie, l'olio di mandorle con degli dell'olio essenziale di limone dentro ha questo effetto schiarente sulle dita e sulle sulle dita, sì, sulle sono unghie magari, sulla unghie pelle. Macchiate da... Esatto, esatto, anche per esempio per chi fuma molto, per le macchie di nicotina sulle dita, l'olio essenziale di limone è ottimo ed è schiarente anche della pelle, quindi si usa per esempio per le macchie. Per le macchie? Sì, esatto, della Benissimo. pelle. Amico prettamente degli sportivi, perché? <ride> perché ha questo effetto drenante, stimolante. Quindi va bene per la circolazione sanguigna, va bene per la funzionalità dei muscoli. Quindi poi ha questo effetto tonificante il limone. Ecco perché gli amici sportivi ne possono beneficiare sì, o magari sì. già ne conoscono sì. l'utilizzo. Ma amico anche dei capelli grassi, questo proprio non lo sì, sapevo. Perché Posso la... immaginarlo ma sì, non sì, sapevo se Tutti gli agrumi sono dermopurificanti, quindi se si ha una problematica con un eccesso di sebo... L'olio essenziale, qualsiasi olio essenziale di agrumi è un ottimo prodotto da poter usare e possiamo miscelarlo sia in, in, negli shampoo, se troviamo però possibilmente delle basi neutre, detergenti neutre, perché l'olio essenziale si miscela bene nei detergenti. Quindi possiamo usarlo nei saponi liquidi, quindi possiamo preparare il nostro shampoo oppure possiamo fare degli impacchi pre-shampoo usando il jojoba però l'olio di jojoba. Assolutamente solo l'olio di jojoba perché è l'unico dello shampoo. Perché l'unico olio che possiamo usare sulla pelle grassa, perché tutti gli altri sono troppo nutrienti e quindi non vanno quindi bene. Quindi non faremo che peggiorare esatto, il nostro esatto. problema. Quindi con un potere anche anticaduta. Sì, leggo bene. sì, perché lavora sulla microcircolazione, abbiamo detto che è un vaso protettore e si occupa della salute della microcircolazione, quindi la caduta dei capelli poi parte da quello. Com stimolando la circolazione del cuoio capelluto riusciamo così a ridare vita, a riportare ossigeno diciamo così, nella zona e a stimolare anche il discorso dei capelli, la, la, la forza dei capelli. Bene, anche per oggi abbiamo finito, l'olio essenziale di limone ci ha piacevolmente invaso, io spero che nelle vostre case presto arrivi, ma se volete sapere qualche cosa di più, qualche altra curiosità e fare conoscenza con qualche altro olio essenziale, grazie alla sapienza di Laura Savo, io vi do appuntamento per una nuova rubrica.